Mamma mia! Dunque, mi chiamo Cuzzoli Lorena e nella vita faccio la parrucchiera. Allora, diciamo che sono stata abbastanza sfortunata, ho avuto dei problemi quando ero, diciamo, un po' più giovane e per varie problematiche purtroppo di lavori non eseguiti nel modo corretto. Allora, innanzitutto mi è stata fatta una TAC tridimensionale dove è stato valutato il mio problema, mi avete fatto degli impianti nel primo viaggio, mi avete fatto due impianti sull'arcata inferiore e tre impianti con un innesto osseo sull'arcata inferiore nel primo viaggio. Invece questo per me è il secondo viaggio e mi è stato fatto un impianto sull'arcata inferiore. Lo consiglierei a tutti, a partire dall'accoglienza. Dall'equipe che siete, che devo dire è una cosa spettacolare. Era un po' titubante perché comunque il paese non era il nostro, comunque c'era anche un discorso di viaggio e invece devo dire che mi sono sentita a casa. Io proprio lo consiglierei a tutti, veramente, perché è un'esperienza che poi vi porterete nel cuore, sia a livello visivo, sia a livello di emotivo, veramente, una bellissima esperienza. Sicuramente, prima di tutto, l'igiene, quello che è più importante è l'igiene, quello di tenere sempre comunque i denti puliti e di lavarli comunque più volte al giorno, ogni volta che si effettua un pasto, perché comunque l'igiene è molto importante. E quindi niente, poi non vedo l'ora di ritornare nel terzo viaggio per rivedere queste bellissime ragazze e questo bellissimo staff. La Moldavia è bellissima. Devo dire che veramente, ripeto, torno a ripetere, mi sono trovata veramente bene perché mi sono proprio sentita a casa. Anche la sera, se uno vuole uscire, ci sono un sacco di locali, ci si può comunque divertire, anche se diciamo che si viene qua per altri motivi, perché comunque si viene qua prima di tutto per un motivo di salute. Però se poi si può unire l'utile al dilettevole, perché no? È bellissimo perché anche durante il giorno comunque ci sono un sacco di negozietti, un sacco di mercatine e poi comunque si conosce anche una tradizione, delle caratteristiche diverse che non sono quelle del nostro paese. Non vi rivedrete mai più di noi. Torneremo in un terzo viaggio a fine gennaio e ci fermeremo, almeno per quello che è il mio problema, per 15 giorni.